Ho qui adesso un famosissimo truffologo che ci spiegherà proprio come si fanno le truffe e ci aiuterà a salvarci. Massimo Verni! Ciao Massimo! Allora, Devo dire, scusa, io sono un po' triste perché dopo 2 anni di lezioni antitruffa. ci sono cascati Senti. come delle pere mature. Senti, ma quanti anni tu hai studiato truffe per spiegarle, poi per Sono raccontarle agli altri? circa 2 anni Ah, che 2 anni. vivendo alla corte del dottor Lubrano Hai. cerchiamo di insegnare alla gente a non cadere in questi È tranelli. difficile, è difficile. Allora, ci vuoi raccontare qualche episodio, I qualche truffa? meccanismi sono Sì. tanti, però poi si riducono Per moltissimo. Ho esempio. qui la mia piccola compagnia, Benissimo. Fiorenzo Fraccascia, Monica Guazzini e Roberto Stocchi, Ci dei quali mi sono. racconti? E vi racconto uno dei meccanismi, due dei meccanismi. Il primo Uno. si chiama dei due vasi, che serve a far lievitare il prezzo delle cose. Questo mi pare molto Andiamo ermetico avanti, come cosa, però proviamo su. sentiamo, sentiamo. Protagonista è un commerciante, Sì. uno che la si allunga, si vede l'aspetto, uno che Furbo, fa affari. furbo. Un bel giorno da lui capita una signora, un po' dimessa, dice di voler vendere un vaso e racconta un'antica storia. Questi vasi sono due, lei li ha ricevuti in eredità, Ah, ne vuole ecco. liberarsi di Come uno per fa? prendere un Perché po' ha di soldi. bisogno di Ha bisogno soldi, un po' di soldi. Il poverina. commerciante non crede alla storia, però compra il vaso Ugualmente. ugualmente. E qui finisce il Costa primo poco. atto. E questo va Un bel bene. giorno finisce dal commerciante un uomo nobilissimo, si vede che ha l'aspetto Si ricco, vede. è colpito dal quadro e lo compra. Lo compra e racconta la stessa storia della signora. In realtà lui dice che i vasi sono due, preziosissimi in Hai coppia, e si dice disposto capito? a comprare anche l'altro a qualsiasi prezzo. Il commerciante sa già di trovare l'altro e qui finisce il secondo atto. Casualmente passa per il negozio del signore, la signora dimessa, Furba, casuale, casuale casuale, passaggio. e lui la convince a venderle il secondo vaso. Il signore è un po' reticente, ma poi alzando il prezzo Si fa riescono a convincere. mettersi d'accordo e la signora va a prendere l'altro vaso, ma noi sappiamo dove va a Sempre lo prendere stesso, l'altro. È sempre è lo sempre stesso. evoluzionando. Lo porta al commerciante che lo paga a fior di quattrini e E poi crede di aver fatto un un affare, chissà affare quale affare, però l'affare milionario. l'hanno fatto loro e lui Loro, si terrà però. il vaso chissà quando. Eternamente, secondo me, sono pieno. Perché anche. Un altro Allora, meccanismo sì, divertente sentiamo. è quello della truffa con la finta, detta Cioè, anche dei biglietti dell'opera. anche questa un po'. Adesso Sentiamo. capirete. Moglie e marito una mattina andando al lavoro, una coppia come tante, non trovano più la macchina. Disperatamente. Cose che A succedono, tutti i giorni, a tutti però quanti. dopo un momento di disperazione decidono di andare dai carabinieri. Sì. Vanno dai carabinieri e un nobile ladro rimette la macchina al posto di prima, lasciandoci però Carino. dentro una busta. Ah, ma un lato gentile, Un l'ha ladro, un presa così. gentiluomo, un Ma no, è gentiluomo. carina. Tornando la sera dal lavoro, i due trovano la macchina. La macchina è perfetta, non ha segni di scasso e soltanto all'interno c'è questa busta. La Subito. busta recita pressappoco Aprono, così: sentiamo. caro signore, io non sono un ladro, ma stamattina mi sono trovato nella necessità di dover. Prendere la macchina per motivi che Esatto, non so qui non a sto più a spiegare. Ho spiegare. detto bene. Brava, per farmi perdonare, le regalo 2 biglietti per l'opera. Spero che lei vorrà onorarli. I due Gentili. all'inizio sono un po' titubanti. Reticenti. Sì, ma che. Poi Ma decidono di chi ci andare. va? Oh, Poi l'opera è magari una se non è bella la prima cosa. volta che ci vanno, Così si magari. preparano felici per E andare contenti. all'opera, vanno, si avviano rapidamente all'opera, contenti, e intanto il nostro gentiluomo sa di trovare una casa Hai sicuramente vuota. capito?